La Sea-Watch, che è a largo di Lampedusa ma fuori dalle acque territoriali italiane, non potendo entrare, non essendo, ho visto che non è riuscita ad entrare nelle acque territoriali italiane, il magistrato siciliano che già nelle settimane scorse aveva sequestrato la nave, fatto scendere tutti e poi dissequestrato la nave, non può farlo perché la nave è fuori dalle acque territoriali italiane. Allora la ONG Sea-Watch, che aspettava il magistrato, si è resa conto che non può. Allora ha fatto ricorso al TAR del Lazio, perché hanno 60 giorni per fare ricorso al TAR, per impugnare questo divieto di sbarco a Lampedusa. Ma con la Guardia di Finanza ha consegnato al comandante della nave, 2 giorni fa in nottata, il nuovo decreto sicurezza bis, dove c'è una differenza che è fondamentale. Non si parla più di sequestro della nave, ma di confisca. La confisca vuol dire a tempo indeterminato, cioè si prende la nave e non la riavranno mai più. Quindi, in caso di ingresso nelle acque territoriali italiane, ci sarà la procedura di confisca. Sicuramente scenderanno tutti, ma sarà l'ultima volta con questa nave perché verrà confiscata. Ed è per questo, ed è solo per questo, che la nave non ha fatto come la settimana scorsa, che è entrata nelle acque territoriali italiane sfidando il governo.